Sorella, alzati. Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e saggezza. Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la saggezza, dicendo: benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni del tuo secondo la legge di Cristo della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque la vostra intenzione è unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io Francesco accolgo te Carmen come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Carmen accolgo te Francesco come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi la sua benedizione. L'uomo non si separare ciò che Dio unisce. Il Signore benedica questi anelli che vi donate sconvolgente, il segno di amore e di fedeltà. Carmen, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francesco, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, su Francesco e Carmen, sposi, invochiamo ora nella preghiera la benedizione di Dio. O Dio, con la tua onnipotenza, hai creato dal nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, donando l'uno all'altro come sostegno inseparabile, perché siano non più due ma una sola carne. In questa tua figlia, Carmen, dimora il dono dell'amore e della pace.
pace che sappia imitare le donne sante lodate dalla scrittura. Francesco, suo sposo, viva con lei in piena comunione, la riconosca partecipe dello stesso dono di grazia, la onori come uguale nella dignità, la ami sempre con quell'amore con il quale Cristo ha amato la sua Chiesa. Per i nuovi sposi Francesco e Carmen, perché la loro famiglia cresca ogni giorno nell'amore, nell'unità, nella fedeltà e nella pace, preghiamo. Amen.
Alle attività della parrocchia, abbiamo fatto belle esperienze insieme, sia nei campi scuola, sia nelle catechesi. Francesco ha fatto catechismo e così via, e anche con le loro famiglie, soprattutto Rosaria e Scienza, un po' di meno, sono sempre presenti alle celebrazioni, sono sempre puntuali a tutte le celebrazioni, a tutti i momenti della parrocchia. Siano questa coppia, il Signore vi accompagni, non vi voglio certo santificare, però il Signore vi benedica e vi accompagni, continuate in questa strada che il Signore oggi ha avuto. Francesco Quattrini e Carmen Palmigiani in occasione del matrimonio affinché il loro amore consacrato all'altare sia fecondato dalla quotidiana grazia divina. Chiesa Collegiale Santa Croce in Castelvide col Signore, 15 settembre 2012. E gli auguri quindi per il prossimo cinquantesimo. No, io mi ce l'ho trovato. Non so voi che intenzione c'è.
rimanga sempre nella vostra casa. Abbiate, abbiate benedizione dei figli, il conforto degli amici, vera pace con tutti. Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio, perché poveri e sofferenti che avranno sperimentato la vostra carità vi accolgano grande il giorno della casa del Padre. E su tutti voi che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scelta la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella Chiesa del mondo siate testimoni del dono della vita e dell'amore che avete celebrato. Andate in pace. Amen.